Questa sera si gioca il quarto posto e l'ultima chiamata con 5 giornate alla fine per il Verano Team, che all'andata si impose per 5-2 contro un Asteras a quota 22 punti che sicuramente vorrà riprendersi dopo la sconfitta nel girone di andata per inseguire il quarto posto, lontano solo 4 punti. Tredicesima giornata della Serie B di calcio 8, benvenuti dalla Club Italia, da Simone Canini. La linea laterale allora rimessa per il Verano Team. Traiettoria profonda, c'è anche un buco all'interno dell'area di rigore, l'uscita coraggiosa del portiere dell'Asteras che poi in un secondo momento deve ringraziare il compagno che ci mette la testa sul tap-in vincente. Non può creare problemi da quella distanza a Capobianchi, poi la rimette in gioco per il compagno. Eccolo lo strappo di Cannavale, prova ad andare via sulla destra Cannavale, la serve in profondità del compagno che torna in mezzo, un'altra risposta di Celletti. Bene Magnani che smista verso il centro in orizzontale, pallone che poi corre velocemente dal numero 11 Celletti, ce l'ha anche sul destro, potrebbe farlo partire il palo della Stera se poi nel secondo momento non c'è il tap-in. Che conclusione di Celletti, anche lui però fermato bene, ne stanno vincendo le difese in questo frangente che stanno difendendo con attenzione. Adesso buono lo strappo di Golino che riesce ad andare via ad un uomo, anche al secondo se la porta sul mancino, risposta di Capobianchi immediatamente in verticale, traiettoria che è gestita bene da Golino che fa correre il compagno versante destro del campo, la traiettoria messa in mezzo e questo è letteralmente mangiato da Urso. Brozzolo prende un po' di campo, il numero 10 prova a saltare proiettile e non ci riesce, allora consente il contropiede della Steras guidato da Urso, puntata di Urso. Eccolo il vantaggio della Steras, il primo se l'è mangiato, il secondo non lo sbaglia. Pericolo ancora per la difesa in maglia verde, però perde un brutto pallone Celletti, allora Rossi l'opportunità di pareggiare i conti e lo fa immediatamente, un regalo della Steras, 1-1. Verrà servito da Zagarella che infatti ha provato a controllare, a girare immediatamente per il compagno in maglia numero 11. Non riuscendo però a servirlo nel migliore dei modi, la riconquista comunque Brozzolo, in qualche modo viene via, la fa anche partire, risposta di Celletti in chiusura di tempo. Si rallunga troppo Cannavale, era una buonissima occasione, dall'altra parte ribalta il fronte, superiorità numerica con Celletti che ce l'ha sul mancino. Eccolo, si riprende dopo aver commesso l'errore che ha consentito il pareggio, stavolta non trova il palo, è un colpo da biliardo, 2-1. Lo stesso Rossi che però va a infastidire un altro disimpegno di Celletti, duello tra numeri 11, questa volta è soltanto fallo laterale, poi Zagarella in un secondo momento, la conclusione potentissima di Cannavale, Oriero la butta via, Celletti poteva gestirla meglio questa volta, Micarelli buono lo strappo del numero 5 che poi la offre in verticale ai compagni, scappa via Rossi. Fallo di Magnani quando Rossi era già andato via, allora calcio di punizione. Ancora Micarelli, conclusione potentissima, grandissimo gol di Micarelli, di potenza si sono ripresi un nuovo pareggio, 2-2. Testa! La battuta di Proietti, raso terra, Capobianchi risponde molto bene, poi prova a rimetterla in mezzo ancora una volta. Della Asteras ancora presente il numero 1 della Verano Team, che però perde subito il pallone. Allora schiena Moriello, ancora per Proietti, da lontanissimo, traiettoria che gira! Eurogol di Proietti, terzo vantaggio Asteras, 3-2. Moriello ci prova, poi Brozzolo con un'altra preghiera di prima intenzione, scappa via Rossi poi sulla destra, buona l'azione del numero 11 e in qualche modo il pallone finisce dentro, pareggio in extremis della Verano Team, 3-3. Rimessa che rimane in favore della Steras, profonda in zona Proietti, prova ancora con un destro, risposta strepitosa. Finisce 3-3 tra Asteras e Verano Team, è un pareggio che non accontenta nessuno ma consente alla Asteras di andare temporaneamente al quarto posto in classifica.